Ciao a tutti e ciao a tutte. Eccoci qua, siamo arrivati anche al quarto video di questa serie dedicata agli acquerelli per il mese di luglio. Oggi vi mostrerò tre set diversi. Sono stati tutti e tre acquistati da Tiger. I prezzi sono uno 1 euro, l'altro 2 euro e il terzo 4 euro. Sono tutti colori ad acquerello sotto forma di pastiglie o di cake, come si suol dire. Da Tiger sono disponibili anche, almeno lo erano per un certo periodo, gli acquerelli sotto forma liquida, quasi come degli inchiostri, e tuttora sono disponibili anche degli acquerelli sotto forma di tubo. Ma per questo unboxing, per questa mini recensione dei prodotti degli acquerelli di Tiger, userò solo quelli sotto forma di cake o di pastiglie. Se qualcuno di voi decide di voler vedere anche gli altri, magari me lo potete scrivere nei commenti e farò in modo di accontentarvi. Ho deciso di mostrarvi solo questi perché, dato che in questi giorni, con i primi tre video che abbiamo già fatto, vi ho mostrato gli acquerelli sotto forma di Godin, mezzi Godin, mi sembrava più equilibrato paragonarli agli acquerelli Tiger sotto forma di cake, perché ovviamente quelli sotto forma di tubo e sotto forma di liquido inchiostro reagiscono in modo diverso, hanno una resa diversa e hanno bisogno magari di una tecnica diversa. E quindi ho deciso di mostrarvi solo questi tre. Passiamo subito quindi allo spacchettamento e all'unboxing di questi tre. Partiamo dal meno costoso. Questo qui, piccolissimo, anzi vi dico anche le misure e vi dico anche l'idea che ho in serbo per questo set. Allora, questo è 6 centimetri per qua poco più di 4. All'interno ci sono sei colori: abbiamo l'arancio, il giallo, il rosso, il turchese, il blu e il nero. È un pennello con delle setole in plastica orrende, praticamente inutilizzabile, però costa solo 1 euro. E vi devo dire che la scatola non è niente male. Aprendola, si può notare che c'è un inserto in plastica e sotto ci sono sei spazi. In realtà bisognerebbe mettere, diciamo, questo set qui e usare questi sei spazi per mescolare. Ma la mia idea per questo set è quella di togliere queste pastigliette, magari buttarle via, non so, vediamo, e di utilizzare questo contenitore, mettendo all'interno di questi sei scomparti sei colori in acquerello sotto forma di tubo e premerli all'interno e usare questa parte qui come zona per mescolare e creare un set davvero piccolo 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 da viaggio. Però, ritornando all'unboxing, il set è fatto così. Questo costa 1 euro, c'è un pennellino che fa fatica anche a venire fuori perché credo che sia incastrato. Avrei bisogno di qualcosa per tirarlo fuori. Ecco qua. La setola è davvero proprio, sono fili di plastica. Proprio non vale nemmeno la pena provare a vedere che risultato si possa ottenere. Lo mettiamo qua, passiamo al secondo set. Questo secondo set costa 2 euro ed è praticamente una versione agli steroidi di quello che vi ho appena mostrato. Ci sono qui invece, che sei colori, otto colori: un giallo, un arancio, un rosa, un rosso, un verde, un azzurro, un nero e un marrone. Il pennello ha delle setole orrende in plastica, quindi non lo andremo nemmeno ad utilizzare. Ma come potete vedere,
dalla superficie di questi colori, questo significa che io ho già utilizzato questo set. E vi devo dire che, nonostante i colori siano polverosi, opachi, e insomma è un prodotto indicato per bambini soprattutto, sono riuscito ad ottenere un bellissimo risultato dipingendo la mia prima gatta Kitty. Adesso ve la faccio vedere. Ecco qua, questo è stato dipinto interamente utilizzando questo set di colori ad acquerello di Tiger, tra l'altro su carta Tiger. Poi ci sono semplicemente delle zone e i baffi fatti con la penna gel bianca. Questo è stato dipinto il 1° luglio del 2017, tra l'altro è un anno che lo conservo, ovviamente in una cartella dove ho tutti i disegni, non è appeso, quindi non possiamo valutare la resistenza alla luce di questi colori, però il risultato è simpatico. Poi tra l'altro dipingere i gatti non è facile, e sarà che io avrò un po' di tecnica acquisita con il tempo. Ho frequentato l'istituto d'arte, quindi in realtà non sono completamente a digiuno nel disegno, nelle proporzioni, nello scegliere i colori, eccetera eccetera, però diciamo che i risultati che si possono ottenere con gli acquerelli possono essere dei veri e propri disastri se non si sta attenti con il dosare l'acqua, il colore, eccetera eccetera. Quindi in realtà per essere un dipinto fatto su una carta poco costosa, fatta completamente in cellulosa, anche se è un 300 grammi come peso ed ha la granina del cold press, che è praticamente quello che si usa più facilmente quando si dipinge ad acquerello. E io sono molto contento, mi piace tantissimo. Poi Kitty è bella di per sé, quindi secondo me viene bene comunque, anche se qualcuno non la dipinge per bene. Questo è quello che ho, è il risultato che ho ottenuto dipingendo con questi colori. Ricordo, 2 euro da Tiger questo set. Il terzo set invece è questo qui, che io ho pagato 4 euro. Sono 24 colori e in commercio esiste una versione, credo che si chiami Koh-i-Noor, spero di pronunciarlo bene, che è un set molto simile, però io questo, ripeto, l'ho acquistato da Tiger. È facilissimo da utilizzare perché abbiamo questo coperchio, tra l'altro con 7 spazi per poter mescolare i colori all'interno. Quello che consiglio io è, quando si usa questo set, di poggiarlo su qualcosa di bianco, così i colori che vengono mescolati all'interno sono più visibili, si può esattamente sapere di che colore si tratta. Abbiamo la prima ruota dei 6 colori, la seconda ruota con altri 6 colori, terza ruota con altri 6 colori, quarta ruota con altri 6 colori. In totale abbiamo 24 colori pasticche ad acquerello, con uno spazio centrale vuoto. In realtà un giorno, quando finiranno questi colori, o se volete acquistare questo set e tirare via tutte le pastigliette di colore e mettere all'interno del colore fatto in tubetto ad acquerello, potreste mettere in una di queste ruote 7 colori, che come set da viaggio sono più che sufficienti. 7 colori premuti qui all'interno con questa, con la copertura, e questo è un set super compatto per andare via e dipingere mentre si è in giro. Ovviamente se 7 colori non sono sufficienti, ne potrete agganciare un altro, e sempre se riempite anche il centro avete a disposizione 14 colori, togliendo via ovviamente tutte le pastigliette di questi colori polverosi, che non sono male. Adesso vi farò vedere gli swatch, però diciamo non sono adatti
per uso professionale o per fare, se qualcuno di voi vuole fare delle illustrazioni, vuole vendere i propri disegni, diciamo che questi prodotti non sono adatti all'uso, a quel tipo di uso, anche se quelli della Koinor, adesso io non so se la qualità sia simile a questa qui di Tiger, sono stati adoperati da diversi youtuber che dipingono ad acquerello per creare delle cose davvero molto belle, e una volta scansionate e prodotte delle stampe, diciamo che restano dei bei disegni per sempre e non ci si deve nemmeno preoccupare della resistenza dei colori ad acquerello alla luce, e o comunque non bisogna preoccuparsi della trasparenza, perché una volta che questi disegni vengono scansionati e elaborati con Photoshop o con altri programmi per computer, i risultati possono rimanere belli per sempre senza doversi preoccupare appunto della qualità dei colori ad acquerello che si usa. Questo invece è la swatch card di questo set, dell'ultimo set di questi 24 pezzi. Potete vedere che ho diviso il foglio in quattro parti e ci sono sei colori in ogni riquadro, e ho assegnato dei numeri ad ognuno di loro, ma li ho assegnati io di mia spontanea volontà. Non esiste una numerazione ufficiale per questi colori, non esistono nemmeno i nomi. Come al solito io metto sempre un quadratino nero all'interno di ogni swatch per poter controllare la trasparenza. Come potete vedere sono tutti semi opachi questi colori, in realtà sono più delle tempere essiccate che degli acquerelli, però devo dire che davvero i colori sono molto intensi, sono molto belli, c'è davvero una gran varietà di scelta, non si deve mescolare più di tanto, perché per esempio esistono 2, 4 tonalità di rosso, 3 di rosa, 4 di blu, quindi in realtà quando si deve dipingere si possono mescolare, si possono diciamo usare più colori per ottenere un risultato più naturale senza dover mescolare un colore apposito. Quindi direi che come set introduttivo, come set da viaggio, questo è davvero una cosa sensazionale, veramente molto bello, davvero molto pratico. E poi appunto, una volta terminato, i colori si possono interscambiare, quindi versare all'interno di una di queste ruote dei colori professionali o anche dei colori per studenti in tubetto, magari Cotman per esempio, esistono anche in tubetto, si possono versare, come dicevo prima, 7 colori in un'unica ruota, e 7 colori sono più che sufficienti per poter ottenere dei buoni risultati. Poi ovviamente adesso qui ci sono 6 colori in ogni ruota, quindi ne abbiamo a disposizione solo 24, ma si potrebbe andare in giro con un set di 28 colori in uno spazio davvero microscopico, davvero compatto. Quindi l'idea di conservare questo oggetto, di tirar via queste pastigliette di colore di tempera essiccata e di poterli sostituire con dei tubi di acquerello professionale è un'idea molto allettante, che probabilmente in futuro farò, e magari farò anche un video e vi farò vedere il risultato. Vi mostro ancora alcuni disegni creati con gli acquerelli, non con questi in particolare, ma in generale questi sono alcune esercitazioni, alcuni acquerelli creati con quelli della Prima Marketing o con Dale Roni. Questa qui è Candy, l'anno scorso quando è appena arrivata. Questo qui è stato, l'ho dipinto il 6 agosto, quindi aveva poco più di un mese e mezzo, forse 2 mesi, ed era così bellina. Ho dipinto Candy. Poi questo è
Juicy Salif, lo spremi agrumi della Lessi firmato da Philip Stark. Comunque gli acquerelli sono davvero divertenti. Chi di voi voglia avvicinarsi alla tecnica dell'acquerello, cosa posso dire? Fatelo, perché è veramente rilassante e divertente. Poi ci si può sbizzarrire a dipingere le cose più disparate e i risultati potete goderveli nel tempo, soprattutto se usate dei prodotti di qualità. Magari potete metterne qualcuno in cornice e appenderlo nelle vostre pareti o regalarli agli amici e parenti. Che dire, io sono arrivato al termine di questi quattro video, di questo micro viaggio nei colori ad acquerello che ho deciso di fare per voi nel mese di luglio. I commenti sono aperti, scrivetemi tutte le vostre domande. Nel box della descrizione troverete i link ad Amazon per l'acquisto di tutti i prodotti o qualcosa di simile. In questo caso non so se riuscirò a trovare il link diretto all'acquisto di questi colori da Tiger, ma magari me ne metterò, vi metterò il link di quelli della Kohinoor. Troverò i link originali al sito della Tiger, o altrimenti troverò qualcosa di simile. Che dire, allora, dicevo, vi stavo salutando, vi do appuntamento al prossimo video. Non è detto che io torni con dei video dedicati agli acquerelli speciali anche dopo il mese di luglio, perché vi ricordo che uno dei motivi per i quali io ho deciso di fare questi video haul slash unboxing slash mini recensioni di questi acquerelli come guida per chi vuole avvicinarsi al mondo degli acquerelli, ma soprattutto anche perché il mese di luglio è il mese dedicato agli acquerelli, quindi mi sembrava giusto anche da parte mia, dato che io adoro gli acquerelli, contribuire con qualcosa in video per tutti gli appassionati che ci sono nel web, e poi soprattutto perché in italiano ci sono davvero pochi video a proposito degli acquerelli. Si trovano tantissimi video in lingua straniera, soprattutto in lingua inglese, ma in italiano veramente c'è ancora poco. Quindi magari la mia idea è quella di poter registrare spesso qualcosa legato al mondo degli acquerelli su questo canale, e anche in futuro, magari anche solo una volta al mese, magari anche una volta all'anno, però di dedicare qualche video al mondo dell'acquerello, magari anche quando terminerò il mio sketchbook, il visual journal della Strathmore. Tra l'altro potrei farvi una recensione, ditemi se la cosa vi può interessare, perché ho anche diversi tipi di carta che ho provato nel tempo e potrei fare una recensione anche della carta adatta agli acquerelli. Detto questo, vi saluto, spero di non essere stato troppo lungo e spero di avervi dato delle informazioni utili. Vi do appuntamento al prossimo video. Iscrivetevi al canale, fate mi piace e ci vediamo al prossimo. Ciao!